Mi ricordi la domenica pomeriggio che eravamo in centro lettere? C'è questo? Allora che abbiamo un rosso. Ore 8 e mezza. È 21 lo fa, sì. Ho tutti rosso. Allora io. Sorridi, che ce l'ha. Cheese. Senti, io ti dico che vicino, da che parte dobbiamo andare? Di là. Esatto, il problema è l'aria. Sì, buongiorno dalla bella maniera de cur. Abbiamo con noi Andrea e vorremmo fare qualche domanda e chiedergli perché stamattina ha deciso di svegliarsi, di fare fatica e di venire alla bella maniera de cur. Andrea. Non faccio fatica, però mi piace perché per questo vengo. È la prima volta che vieni? Sì. Dici quanti anni hai? 8. 8. E dici qualcosa del Piedibus, perché tu rappresenti ora il gruppo dei bambini del Piedibus. Siete in tanti, siete in pochi. Che cosa ti aspetti da questa camminata, Andrea? Mi piace, secondo me siamo in tanti. Grazie, grazie. Vuoi fare un saluto? Ciao. Ci siamo ragazzi! Ecco in partenza il gruppo dei Piedibus. Sono circa 35 bambini con i loro genitori, gli auguriamo un buon divertimento. Andiamo su! Poi alle 10.30, 11, per la premiazione. Buongiorno, mi chiamo Alfredo, sono le 9:15 circa, 9:10. Sono appena arrivato a 6 km, percorso spettacolare. Buongiorno, sono Renato di Saronno, ho fatto il percorso di 6 km insieme a tanta gente, il percorso è bellissimo, è in mezzo ai boschi e campagne. Beh, sicuramente l'organizzazione della gara è ottima, ottimo anche l'indicazione lungo il percorso. Per me è la quarta maratonina che faccio e comunque sono belle soddisfazioni, ed è stata ottima l'organizzazione, soprattutto i complimenti a tutti. Cristina da Saronno, ho percorso i 6 km in 41:41, percorso molto molto bello. Allora, sono Miriam, sono di Bregnano, ho fatto i 6 km, il percorso era bello, però faceva un caldo, si moriva dal caldo, ho finito. Io sono Marco, vengo da Lazzate, ho fatto il percorso di 6 km e è stato bello in mezzo al verde. Sì, questi sono i premi che l'associazione Maniera Scighera per quest'anno darà ai gruppi più numerosi. Per il gruppo più numeroso
In assoluto sarà data una coppa che ora il presidente di Manera Scigliera è andato a prendere, e poi ci saranno 15 cesti con delle specialità alimentari. Poi daremo anche un cesto alle associazioni che da 5 anni ci aiutano per la realizzazione di questa manifestazione. Il tutto è previsto alle 10.30, alle 10.30 saremo qui sul palco con le autorità civili del Comune di Rovellà, l'ASCA, Comune di Lomazzo, il Consorzio Parco dell'Ura con la FIASP per i ringraziamenti per le premiazioni.